Died in his arms. Lei è morta nel suo braccio. And my son came up to me. E mio figlio è venuto da me. A week later. Una settimana più tardi. Put his arms around me. Mi ha abbracciato. And he says, "I love you, Dad, for what you did." E ha detto, "Ti amo, papà, per quello che tu hai fatto." So you see, no matter how broken you are, God can heal. Allora, come vedi, non importa quanto è dura, dovete chiedere guarigione. I want to look at some simple steps. Voglio darvi delle semplici passi. When someone hurts us, how do we move from hurt to healing? Quando qualcuno ci fa del male, come facciamo a fare queste passi del dolore alla guarigione? I want to say before that that my mentally ill husband. Io voglio dire prima di questo che mio marito, che era malato mentalmente, and I lived with him for about 27 years. E ho vissuto con lui per circa 27 anni. He was extremely emotionally abusive. Era estremamente emozionalmente che l'abusava di lei. He really loved the Lord, but he was really crazy. Dice, lui amava il Signore, però era pazzo. He overdosed on his psych medicine and committed suicide. Alla fine si è preso un overdose e ha commesso il suicidio. And he left a message for me on my answering machine. E mi ha lasciato un messaggio sul telefono dove si mette il messaggio a voce. He said, "I can't handle it anymore. I'm overdosing on my psych medicine." Lui ha detto, "Non ce la faccio più. Sto prendendo un overdose." And then he said, "Please forgive me." E ha chiesto, "Per favore, perdonami." And all the 27 years that I was with him. E tutti i 27 anni che lei era con lui. That's the only time I ever heard him say, "Please forgive me." Era l'unica volta che ha sentito dalla bocca di suo marito, "Perdonami." This is a very important thing in our relationships with one another. E invece la parola perdono è molto importante, la nostra relazione uno con l'altro a dire "ti perdono." So I'd like you to consider the steps that we're going to present to you. Allora voglio che tenete in considerazione queste passi che stiamo presentando a voi. And think about this. E pensa di questa. What we hold on to. Quelle che noi vogliamo tenere per noi. Like the grudges and the anger and the bitterness and the unforgiveness. Come il risentimento, non perdono, la rabbia, l'amarezza. It's probably what our parents held on to too. Probabilmente anche i nostri genitori continuavano a tenere queste cose dentro. And their parents. E i loro genitori prima di loro. It's a family pattern. E poi diventa una cosa di famiglia. You can change that pattern. Invece voi avete la possibilità di cambiare questo disegno di famiglia. You can make a difference in future generations. Voi potete cambiare le generazioni future. What people taught me on these steps to forgiveness. Quelle che mi hanno insegnato durante queste passi del perdono. First, that it's both a decision and a process. Prima di tutto è una decisione e un processo. And you have to begin by really clearly recognizing what the offense is. E devi cominciare con veramente e chiaramente capire che cosa è l'offeso. It's a time to remember, not to pretend. È un momento di non fare finta. The Lord tells us the truth will set you free. Il Signore cosa ti dice? Che la verità vi libera. You look at who hurt you, how you were hurt. Devi guardare chi ti ha fatto del male, come ti sei fatto del male. You identify your emotions. Comincia a identificare le vostre emozioni. You connect with the full range of your feelings. Dovete usare tutti i vostri sentimenti. I had a client in the States, it was a woman. Aveva una persona con quale, per quale lui pregava in degli Stati Uniti, una donna. No matter what I did, she wouldn't let go.
Nonostante tutto quello che lui cercava di fare, lei non si lasciava andare. Her husband had run off with another woman. Suo marito era andato via con un'altra donna. She kept telling me, God's going to bring him back. E continuò a dire, Dio deve portarmelo indietro. The man married the woman. Ma il suo marito aveva già sposato un'altra donna. And she kept saying, he's going to come back. E lei continuò a dire, no, non mi interessa, devi tornare da me. She finally got in touch with the anger that she had inside of her. Finalmente a cominciare a capire la rabbia che aveva dentro di lei. She shook and shook and just finally the anger came out. E lei cominciava a tremare in continuazione e finalmente questa rabbia si è uscita fuori di lei. Like Linda saying, you have to process what the person's done to you. E come diceva Linda, devi capire bene che cosa ha fatto la persona che ti ha offesa. If you're married to an alcoholic or a drug addict or whatever, they have to seek help. Se parlo con uno che è alcolizzato o prende le droghe, loro devono cercare aiuto. And not be abused by them. E non essere abusati da loro, devi cercare aiuto per loro. So we begin by connecting with the full range of feelings. Allora cominciamo con collegare con tutti i nostri sentimenti. And if someone sins against us, there's often a desire to punish and a desire to get even. Quando qualcuno fa un peccato verso di noi, noi abbiamo quel desiderio di vendetta. This is the educational process, educational part of the healing process. Questa è una parte educazionale del processo del guarigione. If you keep on with your desire to punish the other person, se continuate con questo desiderio di punire il prossimo, it's like you're putting yourself in jail. È come se fossi ti sei messa te stessa in una prigione. And if you refuse to let God's grace flow in you, e se voi rifiutate di fare che la grazia di Dio entri dentro di voi, then you can stay locked in that prison. Allora rimanerete chiusi in quel prigione. And that I want to take you back to my younger son Brendan. Ora ti vuole parlare del mio figlio più giovane, Brendan. He hated me more than anybody in the whole family. Lui mi odiava più di tutti della famiglia. And he wasn't convinced that I had changed. E lui non si è convinta che io sono cambiato. So we had counseling together with another person. Allora cominciamo a avere degli incontri insieme ad un'altra persona. He said, "Dad, you held your love from me." E lui diceva, "Papà, tu non davi il tuo amore a me." And he became angry. E lui era sempre arrabbiato. And there was a pillow next to him and he was pounding it. E mentre che parlava c'aveva un cuscino accanto e lui dava i pugni a questo cuscino. I tried to touch him and he pushed me away. Ho cercato di toccarlo, ma lui mi ha spinta via. So I got in front of him and I started taking his shoes off. Allora mi sono messa davanti a lui e gli ho tolto le sue scarpe. And he said, "I don't want you to touch me." E lui mi diceva, "Non voglio che mi tocca." I reached down to his feet after I took his shoes off. Dice, dopo aver tolto le sue scarpe. And I kissed his feet with the tears coming out of my eyes. Ho cominciato a piangere e ho baciato i suoi piedi. He looked shocked. Lui era così scioccato. Gradually he reached down and touched me. Finalmente lui si è piegato e l'ha toccato suo padre. I had to humble myself. E io mi sono messo umile avanti a lui. And many of us, our pride keeps us from humbling ourselves. E molti di noi siamo pieni di orgoglio e non siamo capaci di essere umili in avanti agli altri. So we first recognize the offense, and secondly, we then surrender the hurts to Jesus as an offering of love. Allora, prima dobbiamo riconoscere le offese che abbiamo ricevute, poi dobbiamo offrire a Gesù come un'offerta d'amore. Through that, we'll come to know. Attraverso questo verremo a sapere that the will to forgive che la volontà di perdonare can replace the will to punish. Può rimpiazzare quella volontà di punire. We're letting Jesus enter into the pain as we remember and open the door. Mentre che noi ricordiamo questo dolore, permettiamo che Gesù entri dentro di noi e Gesù apre tutte le porte. Why don't we all,
Why don't we get together and pray for each other right now? Ora ci mettiamo insieme e preghiamo una per l'altra. Groups of three. Gruppo di tre. Right where you are. Dove sei? Fai gruppi di tre. Just start praying in tongues for each other. The Lord knows what's in your heart. Comincia a pregare uno per l'altro, anche in lingua. Tanto il Signore sa quello che c'è dentro i vostri cuori. Turn together, groups of two or three. Girate tutti insieme in gruppi di due o tre. Ask Jesus. Nili andalanda landa makoboros shi di alabakoboro di andalanda makoboros shi nila makomantala landa landa makoboros shi di alabakoboro di andalanda makoboros shi nili andalanda landa makoboros shi andalanda makoboros shi nili andalanda landa makoboros shi di alabakoboro li abakoboros shi nili andalanda landa makoboros shi di alabakori andalanda landa makoboros shi Nili and the land of Lana Makobaro, she and the land of Lana Makobaro, she Nikola Makobaro, Nikola Makobaro, she Nila Makobaro, the underland of Lana Makobaro, she the Alabacobaro, she Nili and the land of Lana Lana Makobaro, she and the land of Lana Makandali and Helia Makobaro, she Nili and the land of Makobaro, she the Alabacandali and Makobaro, she the Alabacandali and the land of Makobaro, she Nila Makondalanda Makobaros, Shiri Alabakodi, Andalandala Makobaros, Nili Andalandalanda Makobaros, Shondalanda Makobaros, Shiri Alamakondalanda Makobaros, Nila Makobaros, Shondalanda Makobaros, Shiri Alabakobaros, Nila Makondalanda Makobaros, Shiri Alamakondalanda Makalabaros. Nili andalandalanda makobaros shidili andalanda kashalaka varakina kahamana dai holaki amarasina nila makondalanda makobaros holaki amarasina holaki amarasina kashalaka nila andalanda makobaros shini andalanda makobaros shi nili andalandalanda makobaros shandalanda makobaros shi kidala makodili abakodili abakobaros shidili abakobaros shi Nila Makondalanda Landa Makobaros, Shiri Alamakondalanda Makobaros, Nila Makondalanda Lamakobaros, Shiri Alabakobaros, Nikala Makondalanda Landa Makobaros, Shandalanda Makalabaros, Shandalanda Makobaros, Nila Makobaros, Shiri Alabakobaros, Nikala Makondalanda Landa Makobaros, Shiri Alamakobaros, Nila Makobaros, Shiri Alabakobaros, Ila Makondalanda Makobaros, Shiri Alabakobaros, Shi Nila Makondalanda Makobaros, Shiri Alabakobaros, Shiri Alabakobaros. There's some chains that are being broken right now. Ci sono le catene che si stanno spezzando in questo momento. Makobaros, Shondalanda Makobaros, Shi Nikala Makayan Tandalanda Makobaros. There's some hardness in someone's heart that's being dissolved. Ci sono dei durezze dei cuori che si stanno cominciando a sciogliere. There's a married couple that's coming back together after hardness of hearts. C'è un coppia sposata che stanno rimettendo insieme dopo tanti anni di odio. Nila
There are some men here who are crying for the first time. Ci sono uomini qui dentro